Siamo all'interno del Museo Archeologico Nazionale di Sperlonga in compagnia della direttrice De Spagnolis. Allora, sabato 11 ci sarà un evento importante all'interno del museo, importante per due motivi. Il primo per la mostra in sé, perché riguarda la nascita di Itri, materiali dal santuario di Ercole in località San Cristoforo, e secondo anche perché nasce una nuova collaborazione con Sperlonga Turismo. Certo, io sono favorevole alla collaborazione con Sperlonga Turismo che darà appunto un supporto importantissimo appunto per la mostra e non penso non solo per questa mostra, anche per il futuro. Partirà con sabato 11, ma penso che in futuro faremo grandi cose. Ci può dire qualcosa in più su questa mostra? Allora, la mostra è il risultato, diciamo, di primi saggi di scavo avvenuti l'anno scorso a Itri, dove è stato scoperto un santuario ad Ercole. Su questo santuario ad Ercole si è installata una chiesa dedicata a San Cristoforo, che era detto l'Ercole cristiano, quindi una continuità di culto. Ma oltre a questo, diciamo, a questa scoperta, quello che è importante è che noi siamo riusciti ad avere la data di realizzazione del santuario di Ercole, che appunto coincide con quella della Via Appia. Quindi sappiamo che la Via Appia è passata da Itri esattamente intorno al 312, quindi non è un tratto avvenuto dopo, ma un tratto nato in contemporanea appunto con la realizzazione della strada. Ma sappiamo anche che questo santuario aveva un compito ben preciso, quello di cerniera tra le popolazioni dell'interno e le popolazioni della costa. Quindi ecco, anche Gaeta e Sperlonga vengono coinvolte, perché nel santuario dove avvenivano questi commerci veniva pagata una decima al santuario, che diventava sempre più ricco, ma dove il santuario vendeva senza dubbio il sale. E quella via che veniva dall'interno era una via per l'approvvigionamento del sale che vendevano le popolazioni della costa. Quindi è un elemento fondamentale per capire un po' tutta la storia del territorio. E oltre alla storia del territorio, più in generale, è un momento importante anche per capire alcune radici di Sperlonga, quindi questo può essere una motivazione di invito proprio per sabato. Certo, io invito sia gli sperlongani, che i gaetani e gli itrani a vedere questi oggetti, che anche se non eclatanti, diciamo, sono monete. Per esempio c'è il triobolo di Neapolis, che è una moneta con la testa di Apollo e con una biga sul retro, datata proprio al 310, ed è una moneta d'argento. E ci sono anche altri oggetti, tra cui una crocetta d'oro di bassa lega che testimonia il viaggio di un itrano nel Medioevo, che era andato a visitare la chiesa di la Madonna di Loreto ed ha portato questa crocetta come dono al suo santuario. Quindi anche questo elemento, diciamo, religioso e medievale ha la sua importanza. Con noi c'è anche il dottor Luigi Franceschi, che da tempo ormai collabora con Sperlonga Turismo in qualità di consulente per rendere la Sperlonga Turismo una destination management company. Insomma, Sperlonga Turismo sta avviando collaborazioni importanti, tra queste quella con il museo. Cosa vi ha spinti a chiedere al museo questa collaborazione? Innanzitutto ringrazio la dottoressa De Spagnolis per la grande disponibilità dall'inizio impostata e dimostrata per poter approfondire una collaborazione che già c'era e che noi non abbiamo fatto altro che coordinarla in una progettazione a 3-5 anni, ma per il futuro del territorio, non solo di Sperlonga, di tutta la Riviera d'Ulisse, dove il museo fa la parte naturalmente dell'eccellenza, cioè fa la parte di catalizzatore di tutti gli interessi di una storia di 2-3-4 mila anni che rappresenta. Quindi direi il nostro progetto è quello esclusivamente di rappresentare il territorio come motivazione, dove il museo ci dà una grande mano sia per produrre tutta una serie di eventi per l'Italia, ma soprattutto per l'internazionale, e dove con il museo siamo disponibilissimi a portare avanti, chiamiamole, delle strade congiunte anche nel supportare tutti i progetti di ricerca e di scavo che loro hanno come questa mostra, come questa, diciamo,
questo evento, questa mostra ne è testimonianza nel territorio circostante, quindi non solo legato all'area del museo, la Villa di Tiberio, dove tra l'altro abbiamo l'inaugurazione poi anche degli scavi nuovamente, ma soprattutto del territorio circostante e di tutta l'area della Riviera d'Ulisse e dei parchi.